È anche grazie alle donazioni della Conferenza Episcopale Toscana che è stato possibile allestire le ambulanze Covid nel territorio toscano. Ogni vescovo della nostra regione ha contribuito devolvendo un mese del proprio stipendio come segno di partecipazione e di solidarietà per l'emergenza che stiamo vivendo. Sì, io non voglio dire le entità perché non compete a me, però voglio dire una cosa che mi è piaciuta proprio. Sì, ma, va bene, leggetela dov'è. Veramente ci siamo dati dei segni belli, a cominciare da noi vescovi, che stiamo tutti dentro i palazzoni, perché c'erano già prima di noi, e sarebbe stupido, stupido. Io non c'ero un'altra casa, o sto qui dentro o sto qui dentro, vado al dormitorio. Ecco, e così gli altri, insomma, però ecco, va bene, noi abbiamo uno stipendiuccio che è più o meno come quello dei preti, ecco, volentieri facciamo segni anche con queste cose, semplici e umili. Durante la Santa Pasqua, come tutti sappiamo, le porte delle chiese rimarranno chiuse e il Duomo purtroppo non farà eccezione. Nonostante questo, la messa potrà essere seguita attraverso gli schermi televisivi, anche quello della nostra emittente, che in particolare manderà in onda la messa della notte di Pasqua. Mi piace molto questa cosa perché mettersi su uno strumento televisivo vuol dire che chi ci vuole stare non fa che fare zapping e va su un altro canale, ma chi ci vuole trovare ci può trovare. E direi che ci sono, oltre a TSD che trasmetterà tutte le celebrazioni fatte secondo le norme nella chiesa cattedrale che sarà a porte chiuse, per evitare che ci siano assembramenti, Camaldoli e in particolar modo Don Matteo Ferrari, che è liturgista, ha preparato un percorso che ciascuno può trovare su internet, è fatto per la nostra diocesi, ma vi assicuro che ha fatto il giro d'Italia questo testo. In cui a ogni giorno della settimana santa c'è come fare la preghiera in famiglia. Chi la vuol fare, la fa.